ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È arrivato il via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron. Le prime dosi dovrebbero arrivare in questi giorni in Italia, potranno essere somministrate dopo 3 mesi dal ciclo vaccinale primario. Ne abbiamo parlato con il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 4, il dottor Giuseppe Ciarrocchi. I nuovi vaccini, quelli approvati dall'Agenzia del Farmaco, saranno destinati esclusivamente come dose booster, quindi saranno destinati a tutti quei soggetti che hanno già completato il ciclo di vaccinazione primaria, cioè che hanno completato le 2 dosi. Per quanto concerne invece chi non dovesse mai aver fatto uso della vaccinazione, come ci si deve comportare anche nei casi di coloro che hanno contratto la malattia? Non devono aspettare sicuramente i nuovi vaccini. Chi non si è mai vaccinato deve vaccinarsi il più presto possibile, e se ha contratto la malattia deve rispettare comunque un intervallo di 90 giorni. Per quanto riguarda l'immunità data dalla malattia rispetto a quella del vaccino, che differenza c'è? Ci sono differenze sostanziali sia nella durata della protezione, ma soprattutto nel fatto che l'immunizzazione, cioè la vaccinazione, induce una memoria, una cosiddetta memoria immunologica, quindi induce una protezione soprattutto per la malattia grave, per l'ospedalizzazione, che dura nel tempo. Come ci si sta organizzando in Area Vasta 4 dopo la chiusura, diciamo, del centro della Dondino Mancini? Ma noi abbiamo fatto una scelta di concentrare in un'unica giornata vaccinale il sabato mattina a Montegranaro, tenuto conto del fatto che le richieste in questo momento sono richieste molto limitate. Non pensa che ci sarà un grande incremento con questo nuovo vaccino che copre alcune delle nuove varianti? Ma io credo che va bene, se ci fosse la necessità di implementare quindi il numero di vaccinazione, noi abbiamo la possibilità di aumentare sia nella struttura di Montegranaro, ma poi dobbiamo necessariamente ricorrere a quelli che sono l'attività dei medici di medicina generale che hanno dato un supporto fondamentale nella campagna di vaccinazione contro il Covid, come lo daranno contro l'influenza. Perché? Perché di fatto la strategia che noi prevediamo per il futuro è quella di abbinare il vaccino Covid al vaccino antinfluenzale.